Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. In questo momento mi trovo a Pechino, è il 2 di febbraio e fra 2 giorni ci sarà la vigilia del Capodanno cinese. Per una volta vorrei proporvi un video anacronistico e che quindi non va a passo con i tempi del mio viaggio che ho fatto in tutto il nord della Cina e che sto ancora continuando a fare perché ancora non è finito. Vi voglio proporre questo video che ho girato appena 2 settimane fa. Nella provincia estremo nord orientale della Cina, la provincia dello Heilongjiang, ed esattamente nella città di Harbin, che come molti di voi sapranno è diventata molto famosa per il suo Festival del Ghiaccio. Ora in questo video specifico non vi farò vedere il Festival del Ghiaccio, ma dovrete attendere il prossimo video ancora. In questo video invece vi farò vedere ciò che offre la città di Harbin e anche se è un po' lunghetto vi prego di arrivare fino alla fine perché ne vale la pena. Vedrete monumenti che non vi aspettereste di trovare in Cina, non monumenti moderni, ma antichi di un centinaio di anni. Faremo principalmente di cose russe e giapponesi. Comunque iniziamo con questo video e ci vediamo alla fine. Buongiorno ragazzi, sono finalmente arrivata ad Harbin, la città conosciuta e diventata famosa per il Festival del Ghiaccio che si tiene qui ogni inverno per circa 1 o 2 mesi. Mi sto girando intorno della città prima di andare a vedere il Festival del Ghiaccio perché Harbin, come forse qualcuno di voi saprà, è anche una città con diverse strutture russe, costruite dai russi stessi in diversi periodi, principalmente un centinaio di anni fa, quando la Russia costrinse la Cina a fare un accordo per costruire la Transiberiana qui in Cina. Comunque andiamo in giro, io già vedo le prime sculture di ghiaccio semplicemente camminando per la strada. E proprio qui davanti a me vedo la prima scultura di ghiaccio. Harbin in inverno può arrivare a una temperatura di meno 35-40 gradi sotto zero, ma io sono qui verso la fine di febbraio, quindi le temperature si stanno già alzando e oggi ci sono circa meno 10 gradi, quindi niente di particolarmente freddo, ma comunque devo dire che è un freddo pungente. Ecco la prima scultura. Ah, ecco, ci sta anche l'elettricità dentro, ce l'hanno scritto. Proprio fatta di lastroni di ghiaccio. Mi sto dirigendo verso la cattedrale di Santa Sofia, che è una delle chiese più antiche qui ad Harbin, è stata costruita proprio dai russi circa un centinaio di anni fa. Ma nel frattempo vedo qui davanti a me e altre strutture russe, probabilmente anche questa è una chiesa, non riesco a capirlo da qui. E quindi diciamo che svio un pochetto e andiamo a vedere insieme che cosa mi si para davanti. Ecco, mi trovo nella stazione principale di Harbin, che è questa qui. E a 2 passi di distanza ci sta questa struttura in stile russo. Il campanile, come vedete, è ancora molto vecchio. La parte di sotto è stata ristrutturata sicuramente. Questa è, intanto è stata fatta nel 1907, è una chiesa ortodossa russa. E questo è il resto della piazza e come vedete è molto russa. Immagino che quei palazzi lì siano proprio antichi, questo qua non lo so. Sembra un po' più moderno. Anche questa parte pare che sia abbastanza vecchiotta. E vabbè, questa è la chiesa di Santa Sofia da fuori, purtroppo. Vedete i nostri cari amici Wen Ming, He Xie, Ziyo, eccetera, eccetera, tutti questi bei slogan comunisti cinesi. Allora, una curiosità della città di Harbin per quanto riguarda il dialetto e la lingua
È praticamente qui a Harbin si parla il Putonghua più corretto in Cina dopo Pechino. Quindi dopo Pechino la gente di Harbin parla il cinese standard migliore in Cina. Non so esattamente per quale motivo, ma è così, insomma. Ho letto sia le notizie. Oddio, odore di chou tofu. Buh, andiamo via. Ho letto queste notizie sia in cinese che in inglese, quindi sono confermate dai due lati, ma ovviamente mi fido più delle notizie cinesi, visto che si parla di lingua cinese. Bene, mi trovo proprio all'entrata, all'imbocco della strada Zhongyinjie, che è una via famosa per le sue strutture rosse e anche per fare per la roba da mangiare. Vedete, questo palazzo c'è scritto nella parte principale 1922, che deve essere l'anno di costruzione del palazzo. E vorrei farvi notare come tutti questi palazzi di origine russa non siano proprio per niente conservati bene, nel senso, ormai questi stanno qui da 100 anni e non sono mai stati neanche ristrutturati, si vede benissimo dalla parte esterna. Poi ci sarebbe un discorso da fare sul mantenimento dei palazzi, di tutte le strutture antiche in Cina. Una cosa che ho già fatto in un altro video, ma non so se pubblicherò proprio quello oppure inizierò a fare il discorso da capo incrementando, diciamo, altri contenuti. Comunque, diciamo che il mantenimento delle cose antiche in Cina è veramente una cosa non proprio fatta a modo. Qua davanti, ecco, inizia proprio questa strada che è molto famosa per i suoi palazzi russi e anche per il cibo. Infatti è una strada chiusa alle macchine. Ci sono anche delle sculture di ghiaccio, come al solito, che si illumineranno di sera. Ecco, come immaginavo, c'è scritto anche in russo, ci sono delle scritte anche in russo oltre che in cinese e in inglese. Insomma, vedete che per la strada sono state messe delle sculture di ghiaccio. Quella che abbiamo appena vista era una mantide religiosa, questa vediamo che cos'è. Cos'è, un pesce? Ah sì, è un tema marino. Un pesce, almeno quello al centro, e questo qua non riesco a capire che mostro sia. Avete sentita la canzone russa fatta in cinese? Insomma, mi dà l'idea di essere una via Veneto di Harbin, dove ci sono... Bella questa scultura! Dove ci sono svariati negozi, insomma, è proprio un vero e proprio centro della città. Io non ci penso neanche per niente a comprarlo, perché si muore di freddo e sinceramente aggiungere altro freddo non mi sembra il caso, ma mi trovo davanti al negozio che pare dal 1906 faccia il gelato, ecco il signore che ce l'ha, faccia il gelato di Harbin, che è molto famoso in tutta la Cina, che è fatto con lo yogurt. E niente, è praticamente yogurt gelato. Questa invece è un'altra specialità di Harbin, che sono le salsicce affumicate. Una volta un mio studente me ne ha portata una, appunto, da qui da Harbin, e non era male, sinceramente. Era forse una delle poche o forse l'unica salsiccia che si fa qui in Cina che mi è piaciuta. Tutte le altre non sanno di niente oppure sanno di plastica.
Ecco, questa è l'entrata del ristorante che vi fa. Infatti quella davanti è, diciamo, il chiosco che vende le cose che fanno qui dentro. E qua dentro, appunto, vabbè, dai, entriamo un attimo, ci sono le specialità di Harbin. Dentro non è nient'altro che una serie di tavolate per mangiare il gelato o comprare le salsicce. Io non ho comprato niente perché non mi interessa, ma vi faccio vedere qui accanto le foto che ho fatto. Ecco Winnie Pooh, il che è molto strano visto che si gira voce, insomma, che non se ne può parlare di Winnie Pooh perché assomiglia al presidente. Comunque, qui è. Forse chi ha fatto questa statua verrà imprigionato presto. E questa è la struttura, la scultura per il, immagino per il Chunzie, visto che c'è scritto Fu sopra. E questa bambina, sì, mi ricorda svariate immagini che ho visto per strada per la cultura cinese. Andrò a fare delle ricerche. E ci troviamo praticamente verso la fine della strada. Tutti i brand più famosi sono qui. Vedo anche un Suning, tutti i negozi più famosi internazionali e cinesi in Cina sono proprio qui. Ecco, mi trovo proprio alla fine della strada e sto praticamente sul fiume di Harbin. Il fiume che si chiama Songhuajiang. Allora, questo non è il parco in cui dovrò andare io, non è il Festival del Ghiaccio, ma è semplicemente un parco ghiacciato per slittare, per sciare, per andare in queste macchine, vabbè. Quindi non è niente di interessante per quanto mi riguarda, ma comunque il fiume, come vedete, è completamente ghiacciato, infatti la gente si sta camminando sopra. Sono le 3:15, si vede? Sì, 3:20 quasi. E il sole è già calato di molto. Sembra che stia per tramontare da un momento all'altro. Esattamente l'orario in cui tramonta il sole qui a Harbin non lo so, però ieri quando sono arrivata in aereo alle 5 era già buio. E quindi, insomma, vedete che la Cina, per quanto è stesa in ampiezza, ha diversi fusi orari, solo che è stato deciso dal governo centrale di usarne soltanto uno, e il che, diciamo, si capisce, è molto più comodo per tutti. Però alla fine, vedete, nel Xinjiang adesso farebbe luce fino alle 8:30, ormai che, diciamo, a fine gennaio, quindi è molto più luminoso rispetto a novembre e dicembre quando stavo io lì. Invece qui alle 5 è già buio, 3 ore di differenza. Sto avviando verso una parte antica di un quartiere qui di Harbin. Devo vedere se effettivamente è un quartiere intero o soltanto un paio di palazzi salvati dalla solita distruzione delle cose vecchie in Cina. Eh sì, sono strutture antiche di un centinaio d'anni. Vedete qua anche le porte sono rimaste quelle di una volta, ovviamente lasciate a morire così come sono. Allora, le signore che stanno dietro di me e che stanno parlando mi hanno detto che questo complesso non è russo ma ben giapponese, e ecco perché mi sembrava comunque in stile orientale.
che vedete tutto un cortile con due piani di palazzi. E ricordiamo che qui... Bye bye! Ricordiamo che qui, se non avete visto, se non avete visto il video del Liao Ning, cioè il video che io ho perso, cancellato, perché sono scema, sul palazzo il Bugong di Shenyang, ho spiegato quello che sto per spiegare adesso, tanto so che non l'avete visto perché parlavo soltanto di storie per non si sa quanti minuti, comunque... Tutto il Dongbei è stato invaso dai giapponesi, non ricordo esattamente l'anno, ma ve lo scrivo qua sotto. I giapponesi hanno istituito il Manchukuo, uno stato appunto falso. Hanno invaso tutto il Dongbei e quindi non soltanto hanno costruito palazzi, ma hanno fatto altre cose orribili che sono ricordati in diversi musei qui nel Dongbei. Vabbè, c'è un po' di confusione. Comunque, questa immagino che sia uno di questi palazzi costruiti o dai giapponesi o dai russi, ma molto più probabilmente dai russi, visto lo stile. E non lo so, sembra ristrutturato in modo un po' pesante, sembra un po' troppo nuovo, mentre questi qua che vediamo ora, purtroppo ci sto sotto quindi non si vedono bene, e sono proprio palazzi lasciati così antichi come erano una volta. Eccoli qua, ancora adesso, ancora oggi, questi palazzi antichi. Mamma mia, sono proprio mantenuti malissimo. Comunque sono una serie di case tutte così, queste qua e anche queste da cui venivo adesso. I portici li abbiamo visti, sono in stile giapponese. Sono rientrata in un altro cortile a caso ed è praticamente come nel precedente, solo che questo al centro ha queste piccole baracchette. Sta crollando tutto a pezzi, guardate i muri quanto sono storti. Guardate qua che cosa ho visto, queste sono le scale che portano in alto. Intanto in alto ci sono dei grattacieli. Interessante, questo scorcio è proprio interessante. Come vedete è tutto abbandonato e non so neanche se ci abitano delle persone qui. Comunque ha un fascino veramente spettrale, è una specie di baraccopoli, non riesco a capire. Non salgo gli scalini, soprattutto questi qua, perché sono praticamente marci e ho provato a salirne un paio e ho sentito qualcosa gracchiare, quindi sinceramente meglio evitare. Molto interessante. Ecco, attraversata la strada e i palazzi sono tutti fatti in questo modo. Comunque il sole sta tramontando e sono appena le 15:48 e qui davanti ho un esempio di palazzo non restaurato, quindi immagino che quelli accanto siano già stati rimessi a posto. Si vede una bella differenza tra queste due parti. Questo sta proprio collassando. Sta entrando in una delle vie appunto accanto al palazzo che abbiamo appena visto quasi mezzo distrutto, e questa deve essere appunto la strada antica che è stata, grazie per aver sputato, che hanno restaurato. Ecco, sono entrate in un altro portico. Qui hanno già restaurato tutto, perché infatti vi ricordate l'altro palazzo che abbiamo visto tutto distrutto in stile giapponese? Qui ancora, diciamo, i portici così, ma sono stati rifatti probabilmente da capo, visto che sono nuovissimi. Anche i muri sono ultra nuovi, tranne questo. Usciamo da questo
da questo cortile. E poi i palazzi davanti sono ancora molto antichi. Ah, questa è la parte interessante. Tutte queste strutture sono dell'inizio del XX secolo, questa è del 1921, un'altra più o meno della stessa data, ma qui non si parla di russi, si parla di diversi cinesi che fanno costruire questi palazzi, però sinceramente non capisco. Andiamo a vedere. Comunque ci sono delle scritte russe, altri portici. Questi muri sono molto molto moderni. Altre statue di ghiaccio. E quindi è proprio un intero quartiere tutto fatto di questi palazzi vecchi. Devo dire la verità, cos'è questa specie di fiera del comunismo? Devo dire che lo preferisco addirittura alla via principale che abbiamo visto prima, quella che portava al fiume. E non lo so, mi piace molto di più questa parte, ma perché è decisamente più stile. Questa è l'entrata di un hotel in cui io andrò, facendo la vaga. Questo è stato ristrutturato in modo molto fedele. Questo è un ristorante o un caffè costruito con il ghiaccio. È fighissimo. Andiamo a vedere dentro. Ah, un negozio di tè che vende anche queste cose qui. Ci ho appena fatto caso, ma non so se si vede dalla telecamera, qui sopra ci sono delle stelle ebraiche. Vabbè, ci sono le stelle ebraiche e questo mi ha fatto ricordare che nella storia che ho letto di Harbin, oltre a, insomma, wow, questo sembra una bella cosa, oltre, insomma, allo stanziamento dei russi forzato proprio dal governo russo un centinaio di anni fa, bellissimo questo, e all'invasione giapponese successiva, che fra l'altro i giapponesi hanno torturato persone, fatto esperimenti su persone sia cinesi che russe, insomma di tutte le etnie. Praticamente durante il periodo fascista, insomma durante la persecuzione degli ebrei, molti russi sono scappati anche dalla madrepatria russa e sono venuti ad abitare qui a Harbin. Quindi questo mi ha ricordato la stella ebraica che abbiamo visto su quel palazzo. Quindi probabilmente questi palazzi erano abitati dagli ebrei russi che si sono stanziati qui a Harbin al tempo. Bene, eccoci alla fine del video. Come già detto precedentemente, aspettate al prossimo video perché vedrete il Festival del Ghiaccio, che è una cosa stupenda. Avevo alte aspettative per questo festival e effettivamente è una cosa straordinaria. Non sono rimasta per niente delusa, anzi. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e soprattutto condividete con qualche amico. Insomma, facciamo vedere com'è fatta la vera Cina, di modo che tutti siano un po' più consapevoli di ciò che accade veramente nel mondo. Ci vediamo nel prossimo video e ancora un bacione.